La compagnia Nest presenta Gli Onesti della Banda. Dice, guarda, ferma il promo perché ha sbagliato già il titolo, si chiama La Banda degli Onesti, ma non è così, perché la nostra è una riscrittura di quel meraviglioso film di Totò e Peppino. Dice, vabbè, però è comunque la stessa cosa del film, conosco, non mi venga a bere. No, perché non è così, perché noi come compagnia sentivamo l'esigenza di raccontare, di interrogarci su questo valore meraviglioso che è l'onestà. Che cosa significa oggi essere onesti in questo paese? Dice, mamma mia, questa cosa è pesantissima, roba. Non è così perché non l'abbiamo riscritto noi che siamo un poco pesanti come compagnia, è vero, ma l'abbiamo fatto riscrivere ad una penna meravigliosa, leggera, umoristica, comica, che è quella di Diego De Silva. Due giovani precari, oggi nella crisi economica, che hanno mutuo, che hanno investimenti, agenzia delle entrate, bolletta, famiglia da formare, vengono in possesso di un cliché originale da 10 euro con la carta filigranata. Possono stampare quante banconote vogliono. Che fanno? Le stampano? Non sono onesti. Non le stampano? E che succede? Non lo so, ce lo siamo chiesti e ve lo chiediamo a voi. Per scoprirlo veniteci a trovare al Teatro Chione con Gli Onesti della Banda.